Faccio parte di un'associazione di Rovigo che si chiama Solidali e praticamente aiutiamo queste delle famiglie, diciamo, che hanno problematiche per, insomma, per vivere una vita dignitosa. Veniamo a fare questo carico qui al Banco Alimentare, da dove siamo appunto associati, e gli portiamo gli alimenti di prima necessità e tutto quello che ci viene donato in percentuale a seconda del numero delle persone della famiglia, e distribuiamo questi beni, diciamo, di prima necessità. È un percorso che va avanti da un po' di anni, siamo stati fermi chiaramente per un paio d'anni per la pandemia, però siamo contenti di fare questa cosa. Siamo attualmente una quarantina di associati con circa una sessantina di famiglie che serviamo e, insomma, cerchiamo di dare una mano per quel minimo che possiamo fare, ma comunque vediamo che c'è bisogno e che riusciamo comunque ad aiutarli almeno in piccola parte, per, soprattutto dove ci sono i bambini, insomma, che sono la parte più importante della situazione. Il Banco Alimentare è un'eredità, secondo me, una realtà eccellente e penso che questo servizio dovrebbe essere anche ampliato anche in altre situazioni e per tante altre situazioni, però sono delle realtà che veramente aiutano senza voler nulla in cambio, o veramente poco, giusto un po' di volontariato, un po' di collaborazione per aiutare delle persone che purtroppo oggi ce ne sono molte, molte in difficoltà. E aggiungo, purtroppo mi rendo conto che più andiamo avanti e più sono anche famiglie di molti italiani che hanno difficoltà, non solo le persone meno fortunate oppure quelli che vengono da fuori. Tutti insieme possiamo fare qualcosa di buono per chi ha bisogno.